anni, se sono troppi 10 anni, cioè dopo, mi spiego, dove mettere l'asticella, su questo si può discutere, mi spiego. Non sto dicendo che è ragionevole, è razionale, il discorso di 18 anni, sulle misure, cioè però il fatto che non sia un diritto automatico, mi spiego, cioè sopra il fatto che è nato, ok, che due stranieri passano qua, è nato in Italia, di questo automaticamente si è nato italiana, cioè il, quando fu fatto questo tipo di normativa attuale, cioè si è comunque ragionato sul fatto che la cittadinanza ha un valore, e il valore che è quello di avere una storia sul suolo italiano, cioè questi, quel percorso è quello di un percorso di integrazione, di conoscenza della storia, di conoscenza della lingua, cioè, mi spiego, cioè di fedeltà allo Stato, perché permettetemi, ma il passaggio dell'ordine del giorno di dire è nato in Italia, cioè dopodiché due stranieri passano in Italia, la signora è stata di gravidanza, partorisce in modo, mi spiego, perché questi transitano, escono dall'Italia perché non erano manco interessati a fermarsi in Italia, cioè quel bambino è cittadino italiano, cioè è ragionevole dire che quel bambino è cittadino italiano? Da, a me sembra assurdo. Allora un percorso di residenza, di interesse per lo Stato, mi spiego, è comunque un percorso, come detto, possiamo discutere sulle temporalità, non mi veniva il termine, della normativa attuale, però attenzione, allora e su questo ordine del giorno e chiudo ha degli spunti condivisibili, quindi non è che siamo a priori contrari, mi spiego, cioè, però sia per come è impostato l'ordine del giorno, sia perché l'impressione, mi spiego, cioè, è che la finalità sia soltanto una, cioè che questo ordine del giorno stia girando per una pura finalità, che è quella, facciamo votare in straniera nelle iniziative. Allora, la finalità di quella convenzione non era quella. Allora, ripeto, ci possiamo ragionare su. Quindi dico subito che non c'è la questione preconcetta e chiusa e non siamo per votare il punto, lo dico seriamente. Però per come è impostato, per gli obiettivi così, questo ordine del giorno ci lascia una complessità. Allora ripeto, o ipotizziamo uno stravolgimento, cosa che però, visto anche l'orario, non farei piacere, quindi eventualmente rimanderei a un altro consiglio, stracciare il punto, cioè o impostiamo, altrimenti io credo che il massimo della posizione dello Stato possa essere quello di voto di astensione, quindi ripeto, possiamo lasciarlo così, però formulato così non è da ripensare, è da ripensare sia delle finalità sia dell'articolazione del testo. Ripeto, noi di base siamo per il voto di astensione. Se si vuole ragionare mandando quasi un consiglio, quindi dove i gruppi ci ritroveranno per una riformulazione abbastanza ampia del testo, ne possiamo discutere. Partiamo più vicini su questo aspetto. Un paio di precisazioni riguardo alla considerazione del consigliere Bellini. Chiaramente l'ordine del giorno deriva da un manifesto, da una campagna appunto di questi 19 sostanziali, quindi inevitabilmente riprende delle formulazioni di questo manifesto, quindi sia la citazione dell'articolo 3 della Costituzione che della Convenzione Europea. È vero che la Costituzione e la Commissione europea sulla sanità non prevede il discorso delle elezioni amministrative, però dice chiaramente che le persone nate sul territorio e domiciliate legalmente e abitualmente devono essere facilitate nella condizione della cittadinanza. Quindi, secondo noi, la Convenzione europea sulla sanità è in effetti una fonte strettamente legata e come dire, è legittimata a questo ordine del giorno. E non sono neanche molto d'accordo sulla votazione politica, perché come dicevo anche prima, i promotori di questo ordine del giorno sono di estrazione sia laica che religiosa, direi trasversale almeno in buona parte. Quindi diciamo questa presentazione appunto per cercare di chiarire. Poi per quanto riguarda la formulazione del giorno, eventualmente una sospensione, ne parliamo un attimo anche con tagli anche gruppo degli anni. Sì, prego. Grazie. Allora, io leggevo
sistema di possibilità di andare al cittadino italiano potrebbe essere che impegni il Consiglio Comunale a far leva adesso le istituzioni che preposte a ratificare quello che l'Unione Europea ha detto. E questo è l'impegno, cioè se noi parliamo di cittadinanza bambini, come dice quello che l'articolo 6 paragrafo 4 della Commissione Europea, noi bisogna che lo Stato italiano si dia una mossa a ratificare quell'atto. Allora questo ordine del giorno va verso quel punto, ma scritto così va solo verso alla diffusione del impegno generale a sostenere e promuovere la campagna di tale giornalismo, nonché attivare altre istituzioni ad ampia diffusione dell'ordine del giorno che promuove l'Italia giornalismo. Quindi non ha, secondo me, lo scopo della cittadinanza italiana, ha lo scopo di promuovere questa manifestazione dove c'è scritto, dice sì, il discorso del riforma del diritto di cittadinanza, in particolare riguardo ai minori stranieri in altri territori dello Stato, che qua dice il discorso che c'è che lì in uno passa da Imola non è contemplato, perché le persone nate sul suolo italiano e ivi domiciliate legalmente e abitualmente, quindi non è il caso di quello che passa. Però se vogliamo fare un ordine del giorno mirato alla cittadinanza, lo facciamo verso l'istituzione che deve ratificare quello che è la direttiva europea. Questo qui invece, secondo me, è un ordine del giorno che va verso un altro obiettivo, che è quello del tale sono anch'io. Grazie per il commento. Altri? Perché quello che andare a finire, noi fatto così lo facciamo e lo presentiamo, ci trova lì
domanda è, va votato il rinvio? Anche il rinvio va votato oppure no? Se siete tutti d'accordo, no. Se qualcuno chiede che sia votato perché non è d'accordo per il rinvio, ovviamente... Daniele, se vuoi metterlo in votazione... Non c'è rinvio...